Pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Buonasera. Parlo con Gina? Sì, chi è? Ciao Gina, tu non mi conosci? Io è da un po' di tempo... Ma che Maurizio? Brava, come hai fatto a riconoscermi? Sei per spogaggio, C'è la voce inconfondibile, forse. Sei contenta che ti ho telefonato? Ma sì, Maurizio. Ripeti in italiano? Sei Maurizio? Sì, sono Maurizio. Sei cambiato un po'. Sì, ma non ho capito come hai fatto a riconoscermi, visto che, insomma, non sono nel... Ti aspettavo. Ah, ma aspettavi. Sei contenta che ti ho chiamato? Insomma, no. Ma mo ci vogliamo vedere qualche giorno di questi qua? Ma pure subito. Non ho capito, scusa, ripeti in italiano, per favore. Pure subito, Mauri. Ah, per esempio, ho capito. Facciamo così. Io adesso sto tornando da Roma perché ho avuto un convegno sulla distrofia dell'anca sinistra. E vorrei parlarti. Posso venire a casa tua? Ma allora non è Maurizio Mini. No, infatti, manco io sono convinto che sono Maurizio. Cioè, ma chi è? Tu a me mi conosci da diverso tempo. Oddio. Ti ricordi quella volta a San Vito? A dove? A San Vito. San Vito? Santo Vito, sì, San Vito. Santo Vito. Non è che hai sbagliato. No, non ho sbagliato perché io ti conosco da sempre e ti amo da ti amo da sempre. Una canzone. Ma una cordessa allora. Ti posso cantare una canzone? Come no, pure due. Quando sei. Aspetta che marda la chitarra. Aspetta. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non resiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Che resta. Ma come fa più allegra? Che ci canta sotto, figlio. Com'è? Più allegra? Un po' più allegra. Un po' più allegra. 1, 2, 3. Quanto è bello far l'amore da Trieste in giù. Quanto è bello far l'amore da Trieste. Tanti auguri a chi tanti amandia. Tanti auguri in campagna ed in città. Ti vorrei vedere scandellarti un po' di più. Ma tu non puoi venire quando ci sei tu. Se stasera ci vediamo più in là, io ti schiaffo domani. La 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 la. Ti piace questa canzone erotica? Prego te. E allora che stiamo aspettando? Iam, vediamoci e cacciamoci le mutande. Scusami. Ma tu a volte, scusa, ma... Tanto per cominciare, chi sei? Maurizio? No, non sono Maurizio. Io sono, non ti ricordi chi di me chi sono? No, ma la dillo un nome però. Va bene, mi chiamo Giovanni. Ti ricordi Giovanni? Che abbiamo fatto. No. Ti ricordi la comunione? Che abbiamo fatto la comunione insieme quando eravamo piccoli? La comunione addirittura. Poi siamo persi un po' di... Mica cioè... mo è la comunione. Ma comunque, com'è che hai appendito? Perché praticamente io volevo sapere se tu mi potevi vendere 3-4 quintali di fagioli. E io faccio la parrucchiera ora a me. Che ha detto? E io faccio la parrucchiera. Io infatti sai che ti volevo chiedere, siccome è un periodo che perdi i capelli, no? Che cosa posso fare quando cascono i capelli? Io faccio i capelli. Ma tu sei single? E come no, singola. E allora sai che facciamo? Io ti vengo, vengo a fare una cura del capello lunedì quando stai chiusa, ci chiudiamo là dentro e i capelli cresce a tutte e due, mi sa che. Ma
Tu sei un po' furbetto, Io sono furbo, sì, perché io sono un uomo e sono cacciatore, infatti lo caccio. Che sente volgarità, però, sto scherzando. Ma insomma, Gina, come ti chiami? Può darsi che non si può fare uno scherzo, mannaggia. Siamo tanti intimi. Può darsi che non ti si può fare uno scherzo che tu subito... Ma ti ricordi di me quando siamo andati quella volta... Quando ci sono da aggiustare i foni, io faccio l'elettricista. Ma com'è a Roma, l'anca, l'elettricista? No, l'ufone, i foni, l'ufone. Si è rotto l'ufone. Ma prima non me l'hai detto che stai a Roma, l'anca? Sto a Roma, sì. Però stavo... No, sto tornando, sono andato a fare un corso, no, dell'anca. Ah, ma t'hai fatto male tu all'anca? No, io vado, sono andato a fare un corso aggiornamento per aggiustare i foni. A me non funziona il fono. Ma boh, Gina, arciamo da sto fosso, perché cioè io ti dico una cosa. Allora, la cosa io non ti capisco, poi quando ci vediamo senti un po', Gina, vediamoci domani qui c'è qualcuno scemo. Domani mattina vengo al negozio alle 10:30, va bene? Ma te la fai lo shampoo oppure tutta una tinta? Lo shampoo, perché la tinta è il marmastinente, cioè... La tinta, lo tingo, i capelli tinti. Stai a fare la tinta? Ah, la fine, la tinta, ma credo. No, tu la tinta ti fare per te. E però, tutti... se fai la tinta o se la facciamo veramente i capelli? No, veramente, vengo domani 10:30 e mi voglio rifare i capelli, capito? Domani 10:30, eh? Domani 10:30, là a te, va boh? Guardi che io mi salvo un numero, mo, che non sono capita. Va bene. Vengo io e ti porto pure Federica. Chi è? La nipote di Leontina. E che c'entra, ma questo? Perché io mi sono fidanzato con lei. Di Leontina? No, con Federica. Io so che appunto Bardash. Bardash, però io pure sono Bardash, tengo la voce profonda. Ma sono come lei che me, come fai Bardash? Bardash sarebbe il bar quello pulito, Bardash. Ma quando sono Bardash, sei imbazzito. Allora, io sono fidanzato con Federica perché sono giovane, ho la voce potente, ma io ho 29 anni. Troppo. Oddio, ma io non sono giovane però. Tu sei giovane, tu sei 50 anni, mi ha detto. Ma lo sciambo me lo posso fare io, tu con te. Vabbò, dipende. Io sono scoppato sopra, ma sotto li tingli i capelli. Ma non c'è a fare lo sciambo. Appunto, sciambo oggi, sciambo domani, che cosa esce, capito? Vabbò. Scherzo. Un applauso a tutti i presenti, qui siamo a Città Sant'Angelo, sono Vincenzo Olivieri, scherzo telefonico da Federica, vai! Oddio, sono brutto.